ritorno dopo una breve pausa al timone dell'Arcadia, il mitico vascello che dagli anni 70 solca lo spazio siderale, per parlarvi di un personaggio leggendario del panorama del fumetto e delle serie animate giapponesi. Sto parlando infatti del pirata spaziale Capitan Harlock, che da poco ha compiuto 40 anni di vita in Italia. Difatti il primo episodio della serie andò in onda su Rai 2 il 9 aprile, all'interno del programma per ragazzi Buonasera con Rita al Circo, condotto da Rita Pavone. L'edizione originale del manga venne pubblicata sul quindicinale Play Comic dalla Akita Shuten dal gennaio 1977 al gennaio 1979. E mentre noi giovani virgulti attendevamo la messa in onda del primo episodio della serie animata, nel mondo accadeva questo. Il 2 febbraio del 1979 a New York il bassista dei Sex Pistols, Sid Vicious, viene ritrovato morto per overdose. Il 5 marzo la sonda Voyager 1, partita il 5 settembre del 1977 da Cape Canaveral, a bordo di un razzo Titan, sorvola Giove. Il 4 maggio Margaret Thatcher porta la vittoria elettorale ai conservatori in Inghilterra ed è la prima donna ad occupare la carica di primo ministro. Il 1 luglio la Sony lancia sul mercato il Walkman. Fino a quel momento, infatti, potevamo ascoltare le musicassette solo in stereo di medie e grandi dimensioni, scomodi da trasportare. Quando la Sony sbarcò nei negozi con il Walkman, nei fatti rivoluzionò il modo di ascoltare la musica dei giovani. L'11 luglio, l'omicidio Ambrosoli. L'avvocato Giorgio Ambrosoli viene assassinato sotto casa da un sicario americano ingaggiato dal banchiere siciliano Michele Sindona, su cui stava indagando. Le sue indagini scatenarono uno scandalo di proporzioni internazionali, dove si intrecciavano politica, alta finanza, massoneria e criminalità organizzata. Il 15 agosto del 1979 esce nelle sale cinematografiche americane Apocalypse Now, diretto da Francis Ford Coppola e interpretato da Martin Sheen e Marlon Brando. Ispirato a Cuore di Tenebra, il romanzo di Joseph Conrad, è considerato il film sulla guerra del Vietnam più celebre di sempre. Il 30 novembre i Pink Floyd pubblicano The Wall. L'undicesima fatica discografica del gruppo britannico è un concept album composto da 26 brani e narra la vicenda di un personaggio immaginario di nome Pink. Pink altri non è che l'alter ego di Roger Waters, che a causa di una serie di traumi arriva a costruire un vero e proprio muro psicologico intorno ai propri sentimenti. Il successo dell'album fu enorme, divenendo uno degli album doppi più venduti nella storia. È difficile riassumere in pochi minuti cosa avvenne in campo discografico e cinematografico nel 1979. Basti pensare che nello stesso anno uscirono nelle sale film come Alien, Fuga da Alcatraz, All That Jazz e Il Campione di Franco Zeffirelli. E vennero pubblicati album come Breakfast in America dei Supertramp, London Calling, il capolavoro dei Clash, You Know Pleasures, l'album di esordio dei Joy Division, Banana Republic, l'album dal vivo dei due mostri sacri come Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Era il gennaio 1977 quando venne pubblicato per la prima volta il manga di Capitan Harlock, opera del grande Leiji Matsumoto. Inizialmente Harlock non doveva essere protagonista di un'epopea fantascientifica, ma il personaggio principale di un più tradizionale racconto di bucanieri. Conosciuto con il nome di Capitan Kingston, avrebbe dovuto essere un pirata inglese al servizio della regina di Spagna. Il nome del capitano deriva da una canzoncina che Matsumoto canticchiava mentre ancora bambino si recava a scuola. Capitan Harlock in realtà è un emarginato, diventato pirata, alla guida dell'astronave spaziale Arcadia. Dopo essersi ribellato al governo della Terra e all'apatia generale che caratterizza l'umanità nell'anno 2977. Nella Terra del futuro, infatti, le persone vivono in uno stato di perenne indifferenza rispetto a quello che accade nel mondo. Le macchine hanno sostituito l'uomo nei lavori più comuni. A causa dell'abilità umana, i mari sono stati prosciugati e molti beni vengono attinti da altri pianeti, perché ormai la Terra non ha più risorse. Ed è in questo contesto che scoppia il conflitto con le Amazzoniane e la regina Raflesia, la monarca regnante di Mazzone, determinata a condurre il suo popolo a rendere la Terra la nuova casa delle Amazzoniane, in seguito alla distruzione del loro pianeta natale. Al fianco del capitano senza una meta troviamo un equipaggio non del tutto impeccabile, composto da individui indisciplinati, disordinati e svogliati.
ma che nel momento del bisogno diventano i migliori che ci siano nelle loro mansioni. A loro va aggiunta la nave stessa. L'Arcadia, infatti, è il 41esimo membro dell'equipaggio. Una delle caratteristiche principali di questo vascello spaziale è la poppa, cioè la parte posteriore della nave, che è la replica esatta di quella di una nave pirata. Il successo straripante del fumetto convinse la Toei Animation a trarne una serie televisiva animata, i cui 42 episodi complessivi vennero trasmessi in Giappone fino al 1979. Alla fine degli anni 70 l'opera è stata tradotta e trasmessa anche in Francia, dove ebbe un grande successo, ma l'assonanza con il già famoso Capitan Haddock, uno dei principali personaggi delle avventure di Tintin, costrinse la produzione a ribattezzare Capitan Harlock in Capitan Albator. In Italia i primi 26 episodi vennero trasmessi per la prima volta su Rai 2 dal 9 aprile all'11 maggio 1979. Ma la serie non ebbe inizialmente il successo sperato, soffrendo la concorrenza del telefilm Spazio 1999 su Rai 1. Gli ascolti arrivarono solo successivamente, grazie a repliche e ai nuovi episodi trasmessi tra ottobre e novembre dello stesso anno. Ma il Capitan Harlock targato Rai non fu mai particolarmente fortunato, e dopo qualche tempo venne dirottato sul circuito delle TV private. Nel 1979 venne realizzato anche un lungometraggio dal titolo Le nuove avventure di Capitan Harlock, il pirata dello spazio. Ma non si trattava di materiale inedito, il film era stato ottenuto montando insieme alcuni episodi della serie a cartoni animati. Gli episodi utilizzati erano già stati trasmessi in TV, e venne aggiunta una narrazione per tentare di collegare al meglio il materiale utilizzato. Alla prima serie animata fece seguito un film, Capitan Harlock, l'Arcadia della mia giovinezza. Narrava le gesta di un giovane Harlock e del percorso che lo portava a diventare un pirata spaziale. Venne trasmessa sul finire degli anni 80 sul circuito di Italia 7, insieme alla seconda serie animata a lui dedicata, Capitan Harlock SSX, rotta verso l'infinito, e alle repliche della prima serie precedentemente trasmessa sulla Rai. Nel 1998 Matsumoto sfrutta la sua creatura più famosa per compiere una rivisitazione in chiave fantascientifica delle opere tratte dalla mitologia norrena, producendo Harlock Saga, l'anello dei Nibelunghi, mentre nel 2001 dà vita ad una nuova serie animata, Cosmo Warrior Zero, composto da 13 episodi e 2 speciali, serie che dovrebbe fungere da prologo all'intera saga di Capitan Harlock. Nel 2013 poi è il turno del film d'animazione Space Pirate Capitan Harlock, realizzato in computer grafica con la tecnica della motion capture, e che si rivelò un flop clamoroso. In questo gigantesco caleidoscopio di rivisitazioni e reinterpretazioni del personaggio, ne esiste anche una versione commedia western, che anticipa addirittura la ben più nota space opera. Si chiama Gun Frontier, un racconto a fumetti del 1972 che in breve tempo venne riproposto come serie animata composta da 13 episodi. Ma i ruoli questa volta sono ribaltati e ad Harlock tocca quello della spalla del suo fedele compagno Toshiro. Anche dopo 40 anni il pirata spaziale continua a mantenere inalterato il proprio fascino e ci conduce, prendendoci per mano, all'esplorazione del cosmo a bordo dell'Arcadia. Bene, anche questa volta siamo giunti al termine del video del contenitore di notizie inutili. Se vi è piaciuto, mettete un like qui sotto, iscrivetevi al canale o lasciate un commento. E ci rivediamo alla prossima. Buoni viaggi interstellari a tutti!